Buongiorno a tutti, sono Antonio Maselli e sono il responsabile dello stabilimento di Modena, la casa della Dynamic Command. Questo sito nasce nel 1928 come stabilimento per la produzione di trattori. Nel 1996 lo stabilimento si specializza nella produzione della parte core del trattore, cioè driveline, front axle e cabine. Dal 2012 al 2019 il nostro stabilimento è stato il teatro di importanti innovazioni tecnologiche che sono state alla base dell'evoluzione dei nostri prodotti. Qui produciamo trasmissioni full e semi power shift, doppia frizione e variazione continua. L'ultima nata nella nostra famiglia è la Dynamic Command, il cambio a doppia frizione. Il cambio a doppia frizione utilizza due frizioni separate per il set di ingranaggi pari e ingranaggi dispari. Praticamente ci sono due alberi collegati a due frizioni che a loro volta sono collegate all'albero di trasmissione. Su un albero ci sono i rapporti pari, mentre sull'altro i rapporti dispari. Gli alberi interni roteano contemporaneamente, ma solo uno dei due, grazie a una frizione, trasferisce il moto all'albero di trasmissione e nel frattempo l'albero dei rapporti pari continua a ruotare già pronto con il rapporto successivo. Nel nostro plant, il nostro processo produttivo prevede innanzitutto la lavorazione meccanica per asportazione di trucciolo delle principali componenti della trasmissione DCT. La scatola frizione e trasmissione, la main flange, il front e il rear cover e tutta la parte di componentistica idraulica. Nell'area di lavorazione meccanica abbiamo un parco macchine di circa 156 macchine a controllo numerico su cui operano tecnici tra i più qualificati del nostro gruppo. Nell'area assemblaggio prende vita la nostra trasmissione. Il cuore della trasmissione Dynamic Command viene realizzato su una linea automatizzata composta da quattro differenti aree. Una per assemblare il coperchio anteriore, che è l'interfaccia tra la trasmissione e il motore. Una per assemblare il coperchio posteriore, il coperchio per la gestione delle tre gambe, e le due linee principali che servono ad assemblare il cambio e le frizioni, che sono le caratteristiche principali della trasmissione Dynamic Command. Tutti questi sottogruppi assemblati sono sequenziati sulla linea principale, dove vengono inseriti all'interno del cambio per comporre il cuore della trasmissione e quindi il cuore del trattore. Abbiamo una linea automatizzata per la realizzazione del suo cuore, il sistema doppia frizione e il sistema di selezione gambe, caratterizzato da una fitta rete di controlli con sistema anti-errore che garantiscono l'elevata qualità e le performance delle nostre trasmissioni. Queste linee sono state progettate insieme a tutti i dipartimenti per ottimizzare al meglio le postazioni di lavoro e il processo di montaggio del prodotto. In particolare, per migliorare la qualità del prodotto, abbiamo introdotto nelle 9 postazioni totali circa 60 sistemi anti-errore, grazie al quale abbiamo standardizzato e oggettivato le operazioni. Tutti gli asservimenti logistici sono realizzati mediante degli strumenti a guida autonoma che asservono tutte e quattro le linee di assemblaggio con due differenti rotte logistiche. Tutte le nostre trasmissioni infine vengono testate dinamicamente grazie a banchi specifici. Facciamo più di 300 test per trasmissione nell'arco delle 2 ore che simulano il comportamento sul trattore finito. Il vantaggio fondamentale di questa trasmissione è prima di tutto la notevole velocità di cambiata e la fluidità di marcia, ma non solo. Grazie a questa nuova tecnologia il nostro cambio fa in modo che il motore gira sempre al regime di rotazione ideale, quindi non ci sono interruzioni della motricità alle ruote, non ci sono strappi e inoltre abbiamo una elevata riduzione di consumi e di emissioni. Grazie per la fiducia, siamo sicuri che questa trasmissione vi darà grandi soddisfazioni. Un saluto a tutti i New Holland Lovers.